Come si vendono hardware e software da remoto? Siamo passati da un cliente che preferiva incontrare di persona il commerciale ad un cliente le cui preferenze di acquisto si sono profondamente digitalizzate. La fiducia dei buyer nei confronti della vendita da remoto è aumentata ed è normale che sia così. D'altra parte, il cliente oggi spende sempre più tempo connesso a internet ed è quindi sempre più predisposto agli acquisti online, sia per la sua vita privata sia per quella lavorativa. È chiaro che questo fatto spinga i commerciali a dover cambiare, a dover acquisire, a dover padroneggiare nuove tecniche di vendita. Ma come e dove imparare questi metodi? Beh, lo vedremo nella puntata di oggi. Benvenuti su Merite, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Come vi dicevo nello scorso episodio, questa è la seconda puntata di un percorso formato da 3 episodi realizzati in collaborazione con Wildix, una delle poche multinazionali tecnologiche made in Italy in grande crescita. In questi 3 episodi parleremo di vendita di hardware, di software e dell'importanza di avere un metodo capace di portare risultati in maniera scientifica e costante. Se vi siete persi la prima puntata, io vi consiglio davvero di andarla a recuperare perché ci sono delle informazioni davvero importanti che non credo vogliate perdervi. Se nello scorso episodio abbiamo parlato di come il metodo Wildix possa aumentare le vendite, soprattutto i margini di chi vende nel settore dell'informatica, oggi conosceremo un'azienda che ha applicato questo metodo e che in pochissimo tempo ha iniziato subito a vedere enormi risultati. Insieme a Gianluca Verlezza, country manager di Wildix Italia, voleremo in Sicilia, alle pendici dell'Etna, per incontrare Nico Timeo, della Timeo Information Technologies, che ci racconterà come è migliorata la sua vita di imprenditore implementando proprio il metodo di vendita di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Ovviamente, se volete padroneggiare anche voi questo metodo, vi consiglio di iscrivervi subito all'IT Sales Club, il club digitale in cui Gianluca Verlezza condivide tutti i segreti del venditore esperto e dove ci si confronta con altri colleghi sulle più efficaci iniziative commerciali per il settore informatico. Una vera miniera di informazioni con cui imparare a vendere di più e meglio sia il software che l'hardware. Ora però non voglio far aspettare ancora i nostri amici, accogliamoli subito tra noi. Nico, Gianluca, benvenuti su Merita. Ciao, grazie Giorgio. Ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie a entrambi per essere qui con noi. Senti, io ho subito una domanda per Nico. Nico, ci racconti la storia di come hai scelto di fare impresa? È una strada stretta, lo sappiamo, e non è per tutti. Racconta come mai hai proprio imboccato quella via lì. Giorgio, la mia passione per la tecnologia parte veramente da molto lontano. Avevo 12 anni quando mi hanno regalato il mio primo microcomputer, un Sinclair. Sinclair è un brand che per chi ha la mia età fa wow, che ricordi. Sgorgare qualche lacrimuccia di nostalgia. Poi negli anni, ecco, sono passato anche all'altro lato della forza con il Commodore Amiga. Diciamo, è sempre stata, insomma, una grande passione quella dei dispositivi elettronici, dei computer. Cominciavo a fare programmazione già con quegli strumenti che per l'epoca erano particolarmente all'avanguardia, fino ad approdare poi negli anni 90 ai computer PC, personal computer con processore Intel, e da lì, insomma, la storia poi più recente. In ogni caso, il mio primo pensiero appena rientrato a casa è sempre stato quello di accendere immediatamente il computer, uno step praticamente obbligato. E quindi una forte passione per l'elettronica, per l'informatica in particolar modo, mi è servita per iniziare a lavorare praticamente già all'età di 22-23 anni. Ho iniziato come responsabile del centro elaborazione dati in un'azienda della zona industriale di Bari, che si occupavano di impianti industriali. Poi nel tempo sono passato a una software house dove ho iniziato a fare pratica sia dal punto di vista tecnico come responsabile dell'assistenza tecnica proprio per i clienti di software gestionali per commercialisti nello specifico, e anche un po' nel reparto commerciale. Ho cominciato ad annusare un po' l'area dei venditori.
Per finire, poi nel 2003 mi sono trasferito in Sicilia e da lì, insomma, ho potuto realizzare il mio sogno imprenditoriale. Finalmente ho aperto una società di consulenza informatica, inizialmente con altri soci, e poi nel 2014 finalmente la mia attività ha preso la sua conformazione attuale, quindi ho fondato poi la Timia Information Technologies. Il passaggio in ogni caso da dipendente a imprenditore non è assolutamente semplice. Io dico sempre che quando sei un dipendente e lavori per qualcuno, hai un titolare a cui dare conto. Quando invece ti metti in proprio, hai tanti titolari quanti sono i tuoi clienti. A ciascuno di loro devi sempre dare delle risposte, devi garantire qualità, professionalità. Sia a livello umano, professionale, ma anche nei servizi che vai ad erogare. E tutto questo appunto non è assolutamente semplice, come dicevi tu. No, ecco, prima ti accennavo infatti alla questione che non è una strada per tutti, ci sono persone che non riuscirebbero a gestire quella complessità a cui tu accennavi adesso. Fare impresa in Italia è complessissimo, mi immagino però che al sud sia ancora più dura, soprattutto lato tecnologia. Dove trovi l'energia per spingere sempre, per abbracciare questa sfida? Allora, iniziamo sfatando un mito. A due passi da qui c'è l'Etna, quindi di energia ne abbiamo a bizzeffe. Comunque, scherzi a parte, alle pendici del vulcano sorge quella che viene denominata Etna Valley. Ha iniziato la ST Microelectronics negli anni 60 con la produzione di microprocessori e oggi, sempre qui a Catania, sta nascendo una delle più grandi fabbriche europee di pannelli solari di nuova generazione. E proprio negli ultimi mesi, addirittura, Enel Green Power, grazie a un fondo europeo di circa 4 miliardi e mezzo, sta, per realizzare, se il progetto va avanti chiaramente, un mega laboratorio per la produzione di idrogeno. Inoltre, ecco, considera che grandissimi brand a livello proprio internazionale come IKEA, la Apple, Tesla, hanno deciso di partire proprio da Catania per investire nel territorio siciliano, quindi partono proprio dalla zona orientale. Questo per me è un chiaro sintomo di quanto questo territorio sia fondamentalmente fertile, idoneo proprio come polo tecnologico. In ogni caso, partendo dai paesi etnei, io sono riuscito a spingermi comunque ben oltre i confini della Sicilia, grazie proprio alla tecnologia. La tecnologia oggi ci permette di avere delle soluzioni, di conseguenza di non avere più barriere, di poter essere praticamente ovunque, di poter vendere ovunque, di poter fornire assistenza in qualunque parte del mondo. Non a caso la maggior parte dei nostri clienti comunque è residente nelle regioni del nord, in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto. Sicuramente, insomma, oggi non mancano gli strumenti per poter essere ovunque. Ah, interessantissimo. Io ho dato un'occhiata al vostro sito, e mi sembra di aver capito che il prodotto di punta dell'azienda sia un gestionale di nicchia per medici, no? Per professionisti del settore sanitario. Però mi sembra di capire che questo gestionale non sia l'unica cosa che offrite sul mercato. Prendiamoci 2 minuti proprio per capire meglio cosa fa la Timeo. Sì, in effetti l'azienda nasce con lo sviluppo del MEG. È stato il primo gestionale medico in Italia che funziona nativamente in cloud. Non è adattato al cloud, è proprio scritto e pensato per poter girare all'interno di un browser. Quindi in cloud, quando 12 anni fa questa parola non era così inflazionata. Perdonami il Certo. termine, ma ci sta. Ci siamo poi concentrati su ciò che serve, senza inutili orpelli. Diciamo che, soprattutto grazie a un continuo confronto con i nostri clienti, siamo riusciti quindi a portare, sul mercato un gestionale per studi medici e poliambulatori che è sicuramente al passo coi tempi, ma anche molto facile da utilizzare. Questa è una caratteristica che per me è assolutamente indispensabile. Poi, a corredo di ciò, negli anni abbiamo integrato Arianna VoIP. È una soluzione integrata che include una connettività internet di fascia business che ha dei requisiti essenziali. Per
banda minima garantita, indirizzo IP statico, business continuity, sono tutte funzionalità necessarie per le aziende che, diciamo, non possono scendere a compromessi. A un'azienda puoi toccargli tutto, ma se gli stacchi internet e il telefono cominciano a incazzarsi. Quindi abbastanza. Da questo punto di vista, assolutamente. E, a questo punto, diciamo, abbiamo appoggiato su questo strato di connettività stabile, quindi delle solide fondamenta, abbiamo appoggiato un substrato di Unified Communication. Abbiamo quindi attivato un servizio fondamentale per la collaborazione tra i colleghi, la gestione del flusso di chiamate, il classico centralino telefonico con risponditori automatici, trasferimenti di chiamata, tanti altri servizi aggiuntivi grazie alla potenza del protocollo WebRTC. Per concludere il tutto, chiaramente la classica ciliegina sulla torta, includiamo sempre il nostro servizio di supporto e assistenza tecnica. Questo è incluso praticamente in ogni tipo di proposta verso i nostri clienti. Ecco. Ultimamente abbiamo anche... caratterizza l'offerta della tua azienda, no? Ti differenzia anche, giusto? Assolutamente, diciamo che siamo ancora in una condizione per cui possiamo vantarci di poter gestire i clienti come persone, non come numeri. Questa è una condizione anche per me fondamentale nel business. Mm-mm. Ultimamente abbiamo anche attivato un reparto marketing interno che, partendo proprio dagli strumenti che offrono le nostre soluzioni, quindi sia il gestionale sia il sistema di Unified Communication, permette di offrire una consulenza specifica per l'ottimizzazione e per la crescita del business, partendo proprio dai concetti di brand identity, posizionamento SEO, campagne Google e le varie attività anche di social media manager. Sì, sì, ma adesso ci arriviamo dentro questa cosa qui, perché come sai Merita parla tantissimo di marketing e di vendite e sono sicuro che buona parte degli ascoltatori sia davvero interessata a capire come si spingono a livello marketing le competenze e i prodotti informatici che tratti. Quali attività di marketing fa la tua azienda per raggiungere i suoi clienti su tutto il territorio nazionale? Cosa ha funzionato e magari cosa non ha funzionato? Giorgio, allora, chiunque sia esperto di marketing o anche un semplice appassionato sa che non esiste una bacchetta magica e né una ricetta perfetta. Cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, diciamo... A me piace sempre partire dal prodotto e dalla sua efficacia. Ecco, bisogna essere, secondo me, bravi a evidenziare le peculiarità di ciò che si offre, ciò che lo rende unico e distinguibile dai competitor. Su questi principi è stato realizzato il nostro sito internet. La nostra idea è stata subito quella di dedicare una landing page specifica, esplicativa, per ogni prodotto pilastro, chiamiamolo così, del nostro asset. Quindi, anziché confondere le idee ai clienti che visitano il nostro sito istituzionale con decine di prodotti e servizi, abbiamo preferito specializzarci. Quindi, un esempio è per esempio quello del nostro sito gestionalemedico.it. Siamo stati bravi anche a trovare un nome facile da ricordare, un nome che fa già SEO già da sé. E dedicare quindi delle pagine in questo senso e dei contenuti esclusivamente a quel tipo di offerta. In questo modo chiaramente è stato un po' più semplice raggiungere la clientela adeguata, quelli che effettivamente ci stavano cercando. Ok, Nico, molto interessante. Poi tra l'altro un imprenditore molto poliedrico, perché parte da... Giorgio parte da... appassionato di informatica, che magari sospetto anche che aspettavi le uscite in edicola dei videogiochi, il codice dei videogiochi te li programmavi da solo, no? Come tutti gli appassionati della sì, prima ora. Sì, i famosi listati. Bravissimo. E quindi... è riuscito. Io pure. Ricopiavo il copiato, era syntax error. Syntax error tutte le volte. E quindi poliedrico, perché poi è passato, no, ad approfondire quindi la parte imprenditoriale, ma anche la parte marketing, la parte vendite. Quindi diciamo veramente l'imprenditore ideale, insomma, capisce e conosce tutto quello che ruota e che serve a far girare la sua azienda. Quindi abbiamo detto poi in particolare che Nico, la tua azienda offre servizi a una clientela
diciamo, esigente, ok, possiamo utilizzare questo termine, quello dei medici. Decisamente, okay. Molto esigenti, assolutamente. Perché i medici sono, in un certo senso, degli imprenditori, ma non vengono considerati tali da nessuno, ma di fatto sono degli imprenditori. Quindi non viene in mente proprio così, di primo acchito, che molti di loro sono un'azienda a tutti gli effetti. Che ragionamenti hai fatto tu per aumentare i prodotti, no? I prodotti e i servizi che poi vendi loro, insomma, per fargli degli upselling, dei cross-selling sulla tua customer base? Ma sì, Gianluca, il ragionamento è stato proprio questo. Gli studi medici privati a cui noi ci rivolgiamo, e ancora di più i poliambulatori, sono delle aziende vere e proprie. Non a caso spesso ci si ritrova con, anche a livello societario, con delle SRL, consigli di amministrazione, e hanno le stesse esigenze di gestione e di conseguenza di ottimizzazione delle risorse, dei processi, esattamente come tutte le altre. Utilizzando il metodo Wildix, proprio in quest'ottica è nata l'idea quindi di abbinare il nostro software di gestione degli studi medici, anche un sistema di Unified Communication, in modo da poter ricevere, di conseguenza aggregare e soprattutto poi alla fine analizzare le informazioni provenienti sia dal centralino telefonico, e che di conseguenza vengono poi incrociate con i dati delle prenotazioni, per esempio quelle presenti in azienda. Mi viene da ridere perché hai fatto una radiografia al tuo portafoglio clienti e quindi hai potuto capire. Sono medici, sono medici, le radiografie. Quindi l'hanno capita benissimo. Bene. Sì. Ecco, cioè, questo ha permesso di realizzare lo scopo principale del gestionale, secondo il mio personale punto di vista, cioè quello di fornire all'amministratore dell'azienda il dono più prezioso, cioè le informazioni, i dati. Avendo le informazioni, un amministratore è in grado di prendere delle decisioni consapevoli. Potranno essere giuste o sbagliate, solo il tempo lo dirà, ma intanto sono decisioni consapevoli. Quello che poi di fatto hai fatto tu, hai semplicemente rovesciato la tua consapevolezza sulla loro prospettiva. Tu con il metodo semplicemente sei andato a renderti consapevole di quali erano i margini di miglioramento, le sacche di business inespresse, e ci hai messo una soluzione. Ottimo. Esatto. Eh sì, abbiamo diverse integrazioni, Meg, Wildix, e i clienti sono molto soddisfatti di questo. A proposito di Wildix, no? Nella precedente puntata io e Gianluca ci siamo messi a fare un po' di chiacchiere, abbiamo guardato un po' meglio come funziona, no? Questo metodo che permette di Wildix che permette di vendere di più e meglio i prodotti tecnologici e i servizi legati all'IT. Invito ovviamente chi si fosse perso la puntata di andarla ad ascoltare subito, perché si capisce anche il senso di quello di cui stiamo per discutere adesso. Nico, quindi io ti volevo chiedere che cos'è che ti ha colpito di più di questo metodo? Da che cosa ti sei sentito più aiutato, visto che hai proprio citato adesso Wildix? Allora, ad essere sincero, inizialmente mi ha colpito l'esistenza stessa di un metodo Wildix, devo essere sincero, cioè l'idea che ci fosse qualcuno che si è preso una briga di studiare, standardizzare un intero processo di vendita, rendendolo poi addirittura un metodo scientifico. Ecco, questa è stata una bella scoperta, sinceramente. Poi, in particolare, il primo approccio è stato con la pipeline di Wildix. In qualche modo la nostra azienda già utilizzava uno strumento simile, diciamo che ce l'avevamo un po', lo sentivamo dentro l'anima. Avevamo provato, chiaramente, non andiamo allo sbaraglio, avevamo provato a organizzare le trattative, però sinceramente vedere in funzione la pipeline di Wildix mi ha permesso di svoltare, quindi ho capito che c'era un metodo scientifico per tenere organizzate le trattative e avere una panoramica, un sistema di monitoraggio sempre a portata di mano. Prima usavi un foglio Excel fai da te, mi sembra di aver capito. Sì, beh, chiaramente con una software house mi potevo permettere anche qualcosina in più del file Excel. Giustamente. Però chiaramente, cioè, non era tanto lo strumento quanto come dire, l'organizzazione delle informazioni che mi mancava, ecco. Sì, poi c'è la costruzione anche delle fasi, giusto, Nico?
Perfetto, esatto, anche il fatto di nominarle in quel modo per noi era abbastanza ovvio, ma facevamo degli errori Dargli un e questi peso, no? errori, Dargli insomma, un peso che poi ti dà un'accuratezza sul forecast. anche questo, per esempio, anche questo ha permesso di svoltare a livello proprio di percezione di ciò che sta accadendo, a che punto siamo. E poi, sinceramente, con Widex per noi sono stati fondamentali i vari corsi di formazione. Value Selling è stato veramente illuminante come corso per tecniche di vendita vincenti. Vendita a valore che tra l'altro vi ha rilasciato una certificazione vera e propria. Assolutamente, io e i miei Caspita. collaboratori abbiamo ricevuto l'attestato di partecipazione, così come è accaduto proprio un mese fa con il corso Kanban per l'ottimizzazione, diciamo, dei processi aziendali. Diciamo che chi come me proviene da un percorso che parte da ruoli tecnici di sviluppo, di assistenza tecnica e poi si è ritrovato nella vita a svolgere mansioni completamente diverse, nell'ambito appunto amministrativo e commerciale, ecco, è fondamentale tenersi sempre al passo e soprattutto imparare da chi è più bravo, da chi ha più esperienza e ha qualcosa da dirti. Quindi questo per noi è stato assolutamente un punto di svolta. Ho una domanda, una curiosità più che altro, Giorgio, se posso. Vai, vai, prego, prego, Dico, certo. allora, io sono curioso di sapere la faccia che hai fatto quando il nostro area manager si è seduto lì da te, ha fatto l'analisi del portafoglio e hai preso consapevolezza che il 20% dei tuoi clienti ti dà l'80% dei ricavi. Questo è un punto dove tutti gli imprenditori, quando ne prendono consapevolezza, letteralmente sbiancano. Ti è accaduto? Allora, La famosa legge di Pareto, diciamo, no? sì, diciamo che da questo punto di vista, allora, considera che il nostro gestionale è venduto, perché da lì partiamo come customer base, chiaramente Wildix per noi è una scoperta abbastanza recente. Partendo dal prodotto che si vende con canoni di licenza annuali, diciamo che il concetto era già abbastanza, dal punto di vista commerciale, abbastanza maturo. Eravamo già pronti a fare delle vendite con canone ricorrente, eravamo già pronti a vendere as a service, ce l'abbiamo proprio nel nostro DNA tutto questo. E fortunatamente, mi permetto di dire anche questo, non dipendiamo da grossi clienti, cioè abbiamo tanti piccoli clienti in modo tale da non avere anche point of failure cosiddetti, no? Cioè, nel momento in cui un grosso cliente viene meno, chiaramente se un'azienda è monocommessa, Certo, praticamente rischia molto, molto di più. certo. Quindi da questo punto di vista eravamo già abbastanza formati, ecco, mentalmente. Però Wildix ci ha permesso di tirar fuori il massimo dalle trattative in corso. Questa è Quindi di stata, ottimizzare al diciamo, massimo. la vera. Le trattative in corso spesso, non, alcune magari banalmente, potevano anche essere dimenticate. Questo Sì, quella è la è cosa un principale. gravissimo. La prima cura è proprio quella di non dimenticare le trattative. Non dimenticare le trattative, sì, ci risentiamo settimana prossima, magari diciamo ci sentiamo più in là, poi alla fine chiamo io, chiami tu, non chiama più nessuno, Il tempo insomma si passa. rischia di perdere delle importanti opportunità e questo non va assolutamente bene. A me colpisce tantissimo questo aspetto che l'ho ritrovato in tanti partner di Wildix, che praticamente il metodo Wildix, non solo i prodotti, hanno un po' sbloccato il reale potenziale delle aziende, no? Sembra quasi che fosse come una pentola col coperchio, e togli il coperchio e riesce a esplodere, no? In Di tutto fatto è così, di il fatto è suo così. splendore. Ah, è veramente interessante. Ora, io vorrei chiudere la parte sicuramente interessante, un po' più poetica, ma andare al sodo, perché poi alla fine uno dice: ok, bellissimo quello che avete detto, ma a conti fatti, che
che vantaggi economici, quali sono i risultati economici che ha portato il metodo da quando non lo conoscevi a quando poi lo hai messo in pratica, perché ahimè poi alla fine sono solo dei numeri che determinano se funziona o no e non tanto la nostra percezione, anche se è interessante quello che hai detto fino adesso. Però ecco, ci dai una visione dei numeri che ti ha permesso di fare? Allora, sì, sicuramente alla fine dobbiamo sempre fare i conti col budget, l'unico metro di giudizio infallibile. Oggettivo almeno. Oggettivo, assolutamente. All'inizio, ecco, cioè, posso dire, non è stato semplice applicare un metodo, anche perché devi sradicare delle convinzioni, delle abitudini che magari fanno parte di te da sempre. Nel mio caso, però, posso dire che assolutamente ne è valsa la pena. Ci sono, diciamo, il principale aspetto, ecco, che abbiamo potuto notare applicando la Wild X Way è quello di un incremento, come dicevo prima, delle conversioni. Cioè il passaggio fondamentalmente della trattativa da una semplice opportunità a un contratto firmato. Una stima che abbiamo effettuato pochi mesi fa ha attestato in un incremento di circa il 30% in più rispetto a quando non applicavamo il metodo. Però, chiaramente, un aumento delle trattative che vanno in porto di conseguenza diventa anche un incremento di fatturato. Gianluca, il 30% non è poco, eh? No, diciamo che chi è nel business per avere una performance di questo tipo deve faticare moltissimo, ma soprattutto non ce l'hai nell'arco di 6 mesi. È curioso sapere esattamente anche quanto tempo hai impiegato a scaricare a terra e quindi a raccogliere i primi risultati, perché dalla statistica che ho io su tutti i partner, già dopo i primi 3 mesi hai le prime chiusure, dopo i 6 hai già consolidato i clienti caldi, fino ad arrivare poi ai 12 mesi dove hai fatto un lavoro egregio e che ti consolida il risultato. Quindi più o meno sono questi i tempi? Ma sì, noi siamo diventati partner WildX praticamente a inizio anno, quindi sì, ci abbiamo messo un po', però i risultati effettivamente sono quelli. Diciamo che le trattative, bene o male, non mancano, però applicando appunto un metodo scientifico, partiamo così in maniera proprio pratica, dall'inizio al termine della trattativa, questo permette di portare a termine, insomma, un numero maggiore di opportunità. Sì, io ti faccio una domanda che riguarda le sconfitte, no? Perché chiaramente tutti noi abbiamo tante trattative, ma poi qualcheduna la perdiamo. Mi ha colpito tanto, chiacchierando con te l'ultima volta che ci siamo sentiti, Nico, che questo metodo mi hai detto che riesce a valorizzare anche le sconfitte, no? E ovviamente nessuno ha un tasso di chiusura al 100%, saremmo dei maghi, degli ipnotisti più che altro, no? Riuscendo proprio a non convincere, cioè, noi li ipnotizziamo, svengono, facciamo noi la firma e poi ce ne andiamo. Ecco, a parte gli scherzi, com'è cambiata la tua visione delle trattative che perdi rispetto al passato? Sono diventate un'opportunità per qualcosa, per capire, per imparare? Ecco, quali insegnamenti ne hai tratto? Allora, sì, se il metodo viene applicato, come dicevo prima, in maniera scientifica, quindi capillare, attenta e precisa, ora non è vero che è impossibile sbagliare, diciamo che il tasso di conversione effettivamente si incrementa veramente tanto. Ma la cosa più importante, come dicevi tu, è che se capita una sconfitta, innanzitutto non è mai un dramma, però abbiamo una grande opportunità in questo caso. Questo deriva dal fatto appunto proprio di aver utilizzato un metodo. Ora immagina di dover andare da A a B e c'è un percorso, ci sono degli step da passare per poter raggiungere appunto la tua destinazione. Se non arrivi a destinazione è semplicemente perché hai sbagliato strada, c'è stato qualche imprevisto nel mezzo. Conoscendo il percorso e quindi avendo un metodo da applicare, è anche più facile ripercorrere tutte le tappe per capire laddove si è intoppato il processo, il certo meccanismo. Se non hai un metodo, vai a sensazione, vai di pancia. Magari funziona pure, per carità, nessuno dice che se non usi il metodo non vai da nessuna parte. Ma se usi il metodo e fallisci, hai la possibilità di rivedere il tuo processo e capire quali sono magari delle defaillance, delle situazioni che hanno potuto generare delle criticità
e hai modo di conseguenza di correggerle. Se non hai un metodo, non hai nulla da poter correggere. Gianluca, un po' come dicevamo con Gong, quelle tecnologie che usate per esatto. migliorare, se non capisci, non metabolizzi il fatto che devi migliorare, difficilmente migliorerai, no? Sì, sì, passiamo sempre per la consapevolezza, no? Che è il cardine proprio di tutto quello che è il ragionamento poi della vendita, ma in generale proprio la vita. Quindi gli errori li comprendi se hai la possibilità di rivederli e capire come poterli migliorare. Okay. Nico, una domanda. Mi dicevi prima che con WildX sei partito dal centralino. Ora cosa vendi? Hai ampliato la gamma di soluzioni, delle soluzioni WildX, oppure sei rimasto sul primo amore? Allora, sicuramente sono partito dal centralino perché avevo bisogno, necessità proprio di integrare la parte voce con il nostro gestionale medico. E effettivamente, diciamo, diventando partner, poi ci siamo resi conto che WildX è un intero ecosistema, il famoso ecosistema blu, che comprende oltre il centralino anche tantissimi altri servizi. Ho abbinato l'hardware as a service, ad esempio, sono un grande fan del noleggio operativo. Si può dire che nella mia vita ho noleggiato di tutto, l'automobile, il telefono, il computer, farà sorridere, ma anche il frigorifero di casa io ce l'ho a noleggio operativo. Sia come cliente finale che come azienda. Sì, parlo di cliente finale, assolutamente. Poi ho portato questa mia, diciamo, passione per il noleggio, ecco perché secondo me ci sono veramente tantissimi vantaggi che a volte non vengono percepiti. Sono sia fiscali, banalmente, poter scaricare mese per mese il costo anziché portare in ammortamento è chiaramente un vantaggio fiscale, ma anche pratici. Il bene, lo strumento mi serve soltanto per svolgere delle operazioni, delle attività. Ad esempio l'automobile mi serve per spostarmi. Se oggi ne noleggio una, magari al termine del noleggio potrei aver cambiato le mie necessità. Avrò bisogno magari di una macchina più grande perché la famiglia è cresciuta, o magari una macchina sportiva o altro. Quindi il fatto di poter rinnovare un contratto con scadenze precise è, a mio avviso, anche un grande vantaggio, piuttosto che possedere un bene e spenderci tanti soldi. Non ti leghi all'invecchiamento poi del bene, ma... Infatti, soprattutto in ambito tecnologico, l'obsolescenza è uno dei più grandi timori di chi investe denaro nella tecnologia. In questo caso, noleggiando un telefono, io ho la certezza di non vederlo mai invecchiare, sarà sempre compatibile con il servizio che utilizzo, in questo caso col PBX, e tra l'altro questo mi mette anche al riparo da eventuali problemi tecnici imprevisti, addirittura danni accidentali. Certo. Quindi è una soluzione veramente, dal punto di vista commerciale, secondo me è il futuro. Poi ciò che ha fatto la differenza rispetto anche ad altri sistemi che abbiamo provato in passato, con WildX abbiamo tanto avuto l'opportunità di interfacciarci con il mondo esterno, quindi tramite le web API siamo riusciti a integrare tutto l'ecosistema all'interno anche del nostro software. Anche non solo all'interno del vostro software, ma anche all'esterno verso il pubblico, quindi non so, magari l'uso del Kite. Assolutamente. Beh, quello ai medici dovrebbe piacere. Raccontaci un attimo un'implementazione che ha risolto qualche problema o che è piaciuta a un tuo cliente. Bene, sì. Allora, i medici, sì, in realtà qualcuno magari lo vede come un'opportunità. Sicuramente però i medici tendono a non voler essere disturbati troppo, obiettivamente. Invece è molto utile, secondo i nostri, come dire, la nostra esperienza pratica sul campo è invece a livello di reception. Se qualcuno è sul sito e deve prenotare una visita o comunque un esame particolare, ha bisogno di qualche chiarimento, informazioni, ha bisogno di parlare velocemente con qualcuno, il Kite permette di avere una finestra sempre aperta, sia con una telefonata, su una videochiamata, ma anche semplicemente con dei messaggi. Questo è veramente molto apprezzato dai nostri clienti. Sì, io ve lo dico perché ho un'esperienza ottima con un mio cliente, con un diciamo, questo tipo di messaggistica nel sito vengono percepite molto bene dagli utenti,
e non le vedono come il solito chatbot a cui poi mi arriva la telefonata di un commerciale, ma sono veramente finestre di dialogo con qualcheduno di reale e quindi vengono tanto apprezzate dai clienti. Ecco, credo che questo sia un po' la chiave di lettura, perché chi ha bisogno di una visita medica, di una struttura, probabilmente magari è anche un po' in ambasce e ha piacere di avere un umano che gli parla, non un robot. Una persona che comprenda le esigenze e che sappia dare la risposta giusta. Poi per tutto il resto si può dire che oggi vendo tutto di WildX, tutto ciò che riguarda appunto l'ecosistema, dalle licenze, i dispositivi appunto in as a service, l'integrazione col gestionale stessa, la piattaforma per meeting e webinar, che è molto, molto interessante perché rende agevole il lavoro, il famoso smart working, permette anche eventualmente di gestire degli open day, ad esempio tramite un webinar pubblico, magari sponsorizzato anche sui social, per avere, diciamo, un chiamo importante verso la struttura. Va bene, molto molto interessante. Sentite, io vi ho promesso di prendervi mezz'oretta per parlare insieme a me di queste cose, non voglio abusare del vostro tempo, mi è piaciuto tantissimo parlare con un imprenditore come te, Nico, che è a 1000 chilometri di distanza nella Etna Valley e non si ferma mai e continua ad avere passione, vende su tutto il territorio nazionale, sicuramente è una cosa non banale. Abbiamo però il tempo per un'ultima domanda e io vorrei che fosse questa: dove vuoi portare la tua azienda da qui a 5 anni? Qual è il tuo futuro o il futuro medio della tua società? Bella domanda, Giorgio. Intanto, in genere... Si chiude con il botto, si chiude con il botto, no? Sì, in genere non mi piace pensare troppo al futuro perché rischia di farmi dimenticare il presente, quello su cui mi devo concentrare assolutamente. Team Information Technologies è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, nonostante insomma il periodo particolare che spero ci stiamo praticamente lasciando alle spalle. Non mi vergogno di dire che quando ho iniziato 8 anni fa ero da solo, nel classico garage seminterrato, come un po' le aziende della Silicon Valley, allora ha portato Valley fortuna, un po' più famosa. Allora ha portato fortuna, vediamo la Apple, la Microsoft. Evidentemente sì, diciamo che loro però sono in una... Io non ho il garage, non ho il garage, non so come fare, adesso garage, ne affitterò uno, un box se auto. Se lo deve tenere stretto chi ha un garage. Diciamo che sono stato poi subito affiancato da un mio collega amico Marco Stissi, che tra l'altro ringrazio, poi via via sono arrivati tutti gli altri. Oggi siamo un team di 10 persone tra dipendenti, collaboratori esterni, tutte persone capaci, appassionate e diciamo, sono molto orgoglioso di aver creato un gruppo molto coeso e affiatato. Il mio obiettivo quindi qual è? Nei prossimi 5 anni sicuramente quello di continuare a crescere, ma anche gradualmente come è avvenuto finora non è assolutamente un problema, ma l'importante è che sia in modo continuo e soprattutto sostenibile per poter garantire innanzitutto a me e ai miei colleghi un futuro, diciamo, di soddisfazioni sia umane che professionali, e ai clienti poi continuare a fornire prodotti e servizi tecnologici, a me piace definirli a misura d'uomo. Beh, guarda, Giorgio, a me l'azienda di Nico piace molto, proprio perché è uno dei nostri, Nico rappresenta proprio uno dei nostri partner più prolifici, più promettenti. Forse perché riesce a trasferire quella che è la sua personalità all'interno della sua azienda e la rende dinamica, cioè lui magari è in riunione, lo vedi con la presence in rosso sul sito, ma allo stesso tempo vedi che parte il post su LinkedIn che sta festeggiando qualche evento con un suo partner, oppure già pronto ed accettato la prenotazione per presenziare un nostro webinar. Quindi veramente è divertente lavorare con Timeo, con Nico in particolar modo, e credo che anche se fa il modesto e non gli piace pensare molto nel futuro, ha ben chiaro come far crescere la sua azienda e misura bene i suoi passi. Quindi l'ultima domanda che vorrei fargli è: quanto è importante il divertimento in tutto ciò, Nico? Beh, come dicevo all'inizio, è parte tutto da una passione. C'era chi diceva: fai il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno nella tua vita.
Io la penso proprio così. Grazie a Dio ho la fortuna di fare un lavoro che mi appassiona, ho trovato dei colleghi collaboratori che la pensano allo stesso modo, siamo riusciti, come dicevo prima, a creare questo gruppo molto affiatato, quindi sì, riusciamo a lavorare divertendoci, perché la tecnologia per noi è rimasta un gioco. Bene, quest'aria positiva si sente, te lo garantisco. E lo sentono anche i tuoi clienti. Grazie, sì, sì, lo sentono anche, sì, lo sentono anche sicuramente gli ascoltatori, sì, sì, e vince davvero. Io vi ringrazio del tempo che mi avete dato, vi ringrazio, spero di riavervi ospiti molto presto, anche perché voglio capire come evolve questa offerta che passa, diciamo, dal centralino al gestionale, al marketing. Vediamo come migliorano i medici nella loro comunicazione, nella gestione della loro impresa attraverso la tecnologia. Grazie a tutte e due, grazie Nico, grazie Gianluca per essere stati qui. Grazie Giorgio, grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao. Bene, siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi. Un sincero ringraziamento a Nico e a Gianluca per tutte le cose interessanti che hanno voluto condividere con noi. Il consiglio che vi voglio dare è di andare subito su merita.biz/IT Sales Club e di richiedere l'accesso al club riservato, ma allo stesso tempo vi invito a premere subscribe su questo canale, perché nella prossima puntata vi racconteremo la storia incredibile di un'azienda informatica che è passata da fatturare 15.000 euro di canoni ricorrenti a quasi 90.000 euro al mese di canoni, applicando alla lettera il metodo, i trucchi e gli insegnamenti di Gianluca Verlezza. Fossi in voi andrei a iscrivermi subito, poi fate come volete. Per oggi mi sembra davvero tutto, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!